Possesso illecito e vendita di anfore antiche. La polizia di Rapallo ha denunciato un ragazzo di 25 anni del posto che non aveva nessuna documentazione che lo legittimasse al possesso dei reperti ritenuti originali di interesse storico-culturale. 32enne arrestata per spaccio di droga, è successo a Cavi di Lavagna, operazione dei carabinieri della compagnia di Chiavere della stazione di Lavagna. Sesto Levante no al ripescaggio in Serie D, così ha deciso l'assemblea dei soci della società rossoblu riunitasi ieri sera nella sede sociale all'interno dello stadio Sivori. L'obiettivo è quello di conquistare la Serie D sul campo. Buonasera dal TG Tigullio. Possesso illecito e vendita di anfore antiche, interviene la polizia di Rapallo. Gli agenti del commissariato di Rapallo e di Alassio hanno denunciato un uomo di 25 anni per ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali dello Stato. Il giovane ha messo lo scorso 4 maggio un annuncio sul sito internet subito.it per vendere due anfore marine antiche al prezzo di 1.500 euro. A leggere l'annuncio è stato anche un poliziotto del distaccamento nautico di Alassio che ha capito che potevano essere due reperti sottoposti a tutela, trafugati dai siti sommersi protetti dallo Stato. Dopo una breve indagine, gli agenti hanno fatto una imboscata al venditore, hanno organizzato un incontro fingendosi acquirenti e quando il venditore li ha portati nel garage dove custodiva le anfore, gli agenti hanno chiesto la documentazione. L'uomo ha detto di non avere documenti perché le due anfore appartenevano alla famiglia da tempo. Il giovane è stato denunciato, i reperti saranno sottoposti a perizia per risalire al periodo storico di provenienza e se siano stati rubati. Al termine degli accertamenti scaturiti da una denuncia querela sporta da un 61enne e da una 74enne, entrambi di Cicagna, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 74enne abitante in una frazione di Nerone, ritenuto responsabile del furto in due distinte occasioni di addobbi floreali, piante e fiori ai danni di un circolo ricreativo e da un'abitazione privata. Trentenne arrestata per spaccio di droga a Cavi di Lavagna, operazione dei carabinieri. I carabinieri della compagnia di Chiavari della stazione di Lavagna hanno tratto in arresto a Cavi di Lavagna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope una 32enne gravata da pregiudizi di polizia. I militari hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'arrestata, dove hanno trovato 53 grammi circa di eroina, in parte già confezionata in dosi, 15 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione. Durante l'attività di controllo, la donna, allo scopo di disfarsi dell'eroina, gesto che veniva impedito dalla pronta reazione dei carabinieri, colpiva al volto un militare che riportava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Pertanto è stata deferita in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale. La droga e quant'altro sono stati sequestrati. In mattinata è stata processata per direttissima. Danni provocati dai cinghiali alle colture, la regione ha incontrato la rappresentanza di CIA Ligure e di numerosi sindaci. L'ente si è confrontato con gli agricoltori che hanno presentato una proposta di modifica alla legge nazionale 157 per intensificare le forme di controllo e arginatura degli ungulati. La regione ha manifestato piena disponibilità per vagliare la proposta e fa la propria. Ha però anche ribadito che nel 2018 ha rimborsato il 100% delle domande di danni per un totale di oltre 330.000 euro. Un comitato di residenti di via Trieste in rivolta contro le nuove costruzioni e chiede un incontro con il comune di Chiavari. Il comitato contro la cementificazione dell'Areax Italgas di via Trieste, presieduto da Maria Rita Ali, aspetta un incontro con il comune di Chiavari. In base al progetto nato dall'accordo tra Palazzo Bianco e Italgas per la realizzazione del nuovo tribunale, civili e abitazioni dovrebbero sorgere al posto dei vecchi capannoni industriali. L'area, recita l'atto costitutivo del comitato, è interessata da criticità idrogeologiche, di conseguenza non dovrebbe essere ammesso un aumento del carico insediativo. Il comitato ricorda che la precedente amministrazione comunale aveva indicato nel PUC per quella zona parcheggi e area verde e si propone di agire informando la popolazione sull'evolversi della questione e di partecipare a incontri e tavoli di lavoro con i tecnici. Si chiama Neptune, acronimo che sta per Patrimonio Naturale e Culturale Sommerso e Gestione Sostenibile della Subacquea Creativa. Il progetto
transfrontaliero pronto a partire per sviluppare e gestire percorsi sommersi ad alto valore naturale e culturale relativi alle attività subacquee ricreative. Capofila il Consorzio di gestione dell'area marina protetta di Portofino e partner Regione Liguria, Regione Sardegna, Regione Provenza e Costa Azzurra, oltre al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Parco Nazionale di Port Cross e il Centro di Scoperta del Mondo Marino in Francia. Il progetto rappresenta il primo tassello per dare attuazione all'accordo approvato da Regione Liguria lo scorso marzo per costruire un sistema di distretto ligure della subacquea. La Regione Liguria coinvolgerà direttamente ARPAL in azioni di monitoraggio in alcuni siti di interesse naturalistico per promuovere la subacquea anche in aree esterne alle riserve marine, coinvolgendo i soggetti del distretto ligure della subacquea per farle conoscere e a potenziali fruitori. Il progetto avrà una durata di 36 mesi e un finanziamento di 387 mila euro derivanti dai fondi regionali da finanziamenti nazionali. E ora parliamo di calcio. Sesti Levante, i soci del club rossoblù hanno votato contro il ripescaggio in Serie D. No al ripescaggio in Serie D. Così ieri sera si è espressa la stragrande maggioranza dei soci dell'Unione Sportiva Sesti Levante 1919. L'assemblea, riunitasi presso la sede sociale all'interno dello stadio Sivori, ha deciso che la società non presenterà domanda di ripescaggio dopo la retrocessione in eccellenza. La dirigenza, preso atto della volontà dei soci, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di riportare Sesti Levante in Serie D. Nel corso della riunione è stato rinnovato l'organigramma societario. Confermato il consiglio direttivo del club, alcune cariche però sono cambiate. Stefano Risaliti rimane presidente. Alla vicepresidenza, oltre a Guido Risaliti, anche Francesco Baccigalupo. La carica di direttore sportivo viene riaffidata a Vittorio Raffo, che insieme a Diego Guatelli compone l'area tecnica. Nel direttivo resta anche il commercialista Paolo Belloglio. Due nuovi ingressi nel consiglio direttivo. Virginia Risaliti, figlia del patron rossoblù, è il nuovo direttore generale, mentre da Aldo Pepi è stato affidato il ruolo di team manager. Infine Michele Gianelli, 87 anni, ex vicepresidente del Sesti Levante durante la presidenza di Antonio Muzio, è diventato il presidente onorario del Sesti Levante. Mentre Fabio Muzio non è più l'allenatore della Capranese, squadra che milita in prima categoria, ieri sera la società verde-blu ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico dopo 2 stagioni. L'ex tecnico di Riva Samba, Casalza Ligure, Moconesi e dell'Accademy dell'Entella lascia dopo la qualificazione ai playoff e la vittoria della Coppa Liguria di prima categoria contro il Pontelungo. La società chiavarese non ha ancora svelato il nome del nuovo allenatore, ma in pole position pare ci sia Luca Piropi, ex tecnico di Levanto, vecchio Levanto e Monterosso.
eccolo subito, Andrea Noemi. Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Beh, allora, iniziamo questa chiacchierata. Non vedevo l'ora. Beh, le domande che mi hanno fatto, a parte che siamo aperti anche magari a chi abbia voglia di chiedere qualcosa ad Andrea, però insomma tutti quelli con cui parlavo mi dicevano di chiedergli: ma come mai ti è venuto in mente di fare il funambolo? Ma non mi è chiarissimo neanche a me, però adesso che ci sono in mezzo so che la mia strada, so che l'ho trovata lì nel cielo, è un po' pericolosa, un po' rischiosa, ma è proprio la mia strada per una ricerca, per vedere un po' cosa succede quando ci si mette un po' in gioco, ci si mette un po' a rischio e si ha un po' di paura, ma si va oltre. Beh, a me è piaciuta una frase che hai detto, che il funambolo compie qualcosa di archetipico perché indica una via dove non si pensa ce ne possa essere una. È una cosa che mi ha colpito moltissimo. Beh sì, perché è difficile guardare in aria e immaginare che si possa camminare lassù. Invece si può, la parte interessante è questa, insomma, che abbiamo delle possibilità, abbiamo delle strade anche in posti strani, anche in posti inaspettati, no? La parte interessante è riuscire a vederle e poi percorrerle. Grazie. Ecco, passo la parola volentierissimo al dottor Di Capo, che mi è stato ad ascoltare e ha accolto il mio sogno. Grazie sindaco. Beh, grazie Federico, direi che la città ha risposto non bene, benissimo a questo evento. Sì, bene. Vedere dall'alto Piazza Matteotti piena di gente, una parte di Corso Garibaldi, è stata veramente un'emozione importante, oltre alla performance di Andrea e la musica dal vivo che effettivamente dava quella cosa in più e delle vere emozioni. Quando mi hai proposto questo progetto è stato veramente accolto in maniera, il tuo entusiasmo l'hai trasmesso a me e noi l'abbiamo trasmesso alla città di Chiavari, per cui è stato veramente un successo, un evento importante a distanza di oltre un secolo, quando un funambolo ha passato proprio questa piazza, questo tragitto, per cui è stato un successo e sono molto contento, grazie. Mi farebbe piacere che il nostro sindaco facesse una domanda direttamente ad Andrea, perché è proprio un gemellaggio tra il comune di Chiavari e questa via verso straordinario che si sta aprendo. Ecco. E quando ti ho visto partire, non so cosa pensi, proprio è una forza interiore veramente eccezionale, perché il cavo è veramente piccolo, l'altezza da lassù è veramente impressionante, per cui ogni volta che tu fai una delle tue performance che cosa provi e che cosa ti ha lasciato questa piazza, che in cui auguro che ti rimanga nel cuore questa tua. Beh, il pensiero va, ma non posso ascoltare i pensieri, devo stare molto focalizzato sul presente, sul corpo, sulle sensazioni, e la sensazione che adesso spicca di più, penso, quindi mi porterò dietro un pochino quella di questo evento leggero che comunque mi ha accompagnato e non è un ostacolo, anzi cerco di lasciare che il vento mi porti via i pensieri, così che riesco ad andare un pochino più libero sul cavo, no? Quindi questo venticello di questa serata me lo ricorderò. In qualche modo ogni traversata è sempre diversa dalle altre e il rischio è proprio invece che diventi o noiosa o ripetitiva, perché in quel caso allora se perdessi l'attenzione, se potessi distrarmi, sarebbe il momento pericoloso. Invece nella presenza, in ogni passo, per passi che possono essere anche fatti e rifatti, permette invece, come dici tu, di approfondire ogni volta, no? Quindi ogni passo va più a fondo, proprio perché nonostante sia ripetitivo, la presenza, l'ascolto di ogni passo porta a scoprire qualcosa di nuovo ogni volta. Non ci si appoggia sulla ripetizione intesa come noia o la meccanicità del gesto, no? Ogni volta un passo un pochino riscoperto, perché ogni volta le condizioni sia del cavo che mie sono diverse e quindi qualche modo ogni passo mi permette di scoprirmi un po' di più, no? Di scoprire come sono oggi, come sono in generale, come essere, come siamo tutti quanti come esseri umani.
Previsioni per domani, domenica 19 maggio. Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, con locali piogge, generalmente più probabili nelle zone interne. Vento debole da sud-ovest, mare poco mosso. Le temperature previste, sulla costa tra 10 e 17 gradi, nell'entroterra tra 3 e 15 gradi. Previsioni per lunedì 20 maggio. Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Precipitazioni diffuse al mattino sul centro Levante, più intermittenti altrove. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità dal pomeriggio. Vento debole o moderato da sud-ovest. Mare mosso. Le temperature previste. Sulla costa tra 10 e 17 gradi. Nell'entroterra tra 3 e 15 gradi.